Siamo consapevoli? Siete consapevoli dei movimenti che fate? Vediamo cosa significa movimento consapevole. Vediamo cosa vuol dire portare la consapevolezza ad abitare il corpo, non solo quando questo è statico, fermo, ma anche quando si muove. È una pratica molto molto bella, quella di mettere l'attenzione in una parte qualunque del corpo. Cominciate dalla mano. Senza muoverla, mettete l'attenzione dentro. Senza muoverla, senza guardarla. Cominciate percependo che avete una mano. E questo vi farà sentire il calore, per esempio, una piccola vibrazione, un senso di fluire, come se ci fosse qualcosa che fluisce dentro la vostra mano. Quindi l'attenzione dentro la vostra mano che non si muove e che non guardate vi fa cominciare a percepire il corpo in una maniera diversa. Ma soprattutto potete, mentre l'attenzione è dentro, all'interno della mano, sentire come tutto sia fermo, tutto sia qui, ora. Ciò che in voi guarda, che è l'attenzione, è ciò che sta guardando. Ciò che in voi guarda è la parte più importante, perché è ciò che siete. Ciò che state guardando è meno importante. Generalmente ci identifichiamo con ciò che stiamo guardando. In questo caso mantenetevi coscienti del fatto che la cosa più importante è il soggetto, chi sta guardando. Da questa coscienza osservate se potete percepire che la mano è viva. Senza muoverla, senza guardarla, potete percepire di avere una mano? E come lo percepite? C'è un calore, c'è una vibrazione o qualunque altra sensazione. E adesso, sempre molto in uno stato di grande vigilanza, molto attenti, senza sforzo, perché lo sforzo vuol dire che state cercando qualcosa e qui non c'è niente da cercare, è solo uno stato di osservazione di ciò che è.
lasciando la mano ferma, lasciando l'attenzione ferma. Cominciate molto lentamente a muovere la mano. Fatelo in maniera quasi invisibile, quasi impercettibile. Sentite, percepite i piccolissimi movimenti che accadono quando un dito si piega. Con cura. È molto meglio se non guardate la mano. Ma se mantenendo gli occhi chiusi, lasciate che avvenga un movimento. Piccolo, non andate veloci. Siete chi sta guardando e state guardando quel movimento. E quel movimento non ha un obiettivo. È un movimento senza obiettivo. La mano non deve prendere qualcosa o andare da qualche parte. Si sta solamente stiracchiando un po'. E voi siete coscienti di quel movimento. E vedete fino a dove arriva la percezione del movimento. Anche se state muovendo solo le dita, può darsi che ci sia una percezione che il movimento arrivi fino al gomito, per esempio. Soprattutto se non l'avete appoggiato sul tavolo come ce l'ho io adesso, ma se lasciate il braccio nell'aria. Sempre consapevoli di essere l'attenzione che guarda, l'attenzione vigile che sta guardando, lasciate che la mano allarghi, espanda un po' di più il movimento, ma senza esagerare, fatelo pian piano. Lasciate che vada. E accompagnatelo con l'attenzione. Ogni tanto ritornate alla coscienza di essere l'attenzione che sta guardando il movimento. E lasciate che questo movimento si espanda. Il punto fermo è la vostra attenzione. E lasciate che il movimento vada. Senza accelerare, se perdete la coscienza del movimento, quindi se il movimento non è più consapevole, rallentate e ricominciate pian piano ad aumentare la velocità. Vedrete che probabilmente, spontaneamente, il movimento dalla mano passerà al braccio, passerà all'omero, passerà alle spalle, al collo, alla testa. Potete mantenere un movimento consapevole? Richiamerà per esempio l'altra mano? Potete essere con la vostra attenzione dentro il movimento?
Non perderlo di vista? Lasciare che si muova consapevolmente? O essere consapevoli del movimento? Abitare il corpo, lasciare che il corpo in qualunque movimento che faccia non venga abbandonato dalla consapevolezza. E potete lasciare che questo movimento si espanda e includa la totalità del corpo, ma fatelo lentamente, fatelo pian piano, fatelo con cura, con attenzione, con rispetto. Lasciate che il movimento avvenga in maniera spontanea, quindi non entrate in un esercizio. Non è questo. Lasciate che sia un movimento casuale, che il corpo faccia ciò che vuole. Ma la consapevolezza che siete abita quel movimento, lo accompagna. E poi vi fermate per un momento e sentite com'è l'energia in quella parte del corpo che avete mosso. C'è vibrazione? Lo sentite più vivo? Lo abitate? Continuate, la vostra attenzione continua ad abitarlo ancora? Quel movimento? Guardavo l'altro giorno una lezione di Qigong. C'erano gli allievi e c'era il maestro. E mi ha sorpreso poter vedere chiaramente chi abitava il corpo, chi faceva di quei movimenti, dei movimenti consapevoli e chi invece faceva dei movimenti anche belli, anche armoniosi, ma senza vita. Nel maestro era evidente la consapevolezza, era evidente il movimento consapevole, era evidente che la sua attenzione stesse abitando tutto il corpo. E infatti si percepiva il suo corpo come unitario. E l'insegnamento che stava dando era vibrante di vita. Non accadeva la stessa cosa nelle persone che ripetevano quel movimento. Qualunque movimento facciate, abitatelo. Quando la mano si tende a prendere qualcosa, accompagnatela. La semplice pratica di allungare una mano per prendere un bicchiere, potete farla verso il futuro e quindi perdendo il presente, o potete farla nel presente, tutta. Tutta nel presente. È qualcosa di molto importante. Eckhart l'ha mostrato molte volte questo movimento. Praticatelo. Il pensiero di voler prendere un bicchiere, osservateli, questi tempi. Il pensiero di voler prendere il bicchiere, il comando
al braccio e siete già nel bicchiere. Tornate indietro e andate, accompagnate la mano dall'interno con la vostra attenzione verso il bicchiere. E da lì lo sentite. Una volta che avete preso il bicchiere non è finita. Non ritornate nella mente che dice bere. Rimanete, sentite il bicchiere, sentite le dita sul bicchiere, percepite la temperatura, percepite la forza delle vostre dita, percepite il peso del bicchiere, percepite anche la luce che c'è nel bicchiere. E poi portate il bicchiere alle labbra. Movimenti consapevoli. Dedicate un tempo ogni giorno al muovervi consapevolmente. Se amate camminare, fatelo consapevolmente, state nel passo. Molte volte è quasi divertente. Le persone cominciano a cercare di camminare consapevolmente e il passo comincia a essere falso. Non è un passo sciolto, è un passo pensato, è un passo controllato, è un passo trattenuto, è un passo falso. Lasciate che il movimento sia spontaneo, fatelo più lentamente, ma lasciate che la consapevolezza abiti il corpo, che senta il piede, che senta l'appoggio. Farlo lentamente non vuol dire che diventi falso. Vuol dire che l'attenzione è ferma, che ci sei e questa attenzione si mantiene nel presente grazie all'osservare quel movimento. Queste piccole pratiche sono un grande aiuto per la vita quotidiana. Movimento consapevole vuol dire la possibilità di rimanere nel presente usando il corpo in qualunque momento della giornata. Quando siete seduti, e fate dei piccoli movimenti per aggiustarvi sulla sedia. Abitateli. Questa è una pratica che si impara facilmente e che potete portare poi anche in movimenti veloci. Si può correre consapevolmente, si può saltare consapevolmente. La consapevolezza abita quel movimento. Consapevolezza è nel corpo. È per questo che spesse volte guardiamo le manifestazioni sportive, guardiamo gli atleti, perché spesse volte in loro si vede la consapevolezza che abita il corpo. Ma si può vedere a qualunque età, in qualunque persona, con qualunque movimento faccia. Grazie.